Tra Natale e Capodanno, nel ricordo di un amico. Non poteva esserci regalo migliore per tifosi e appassionati di un decimo Memorial Peppe Sportelli, all'insegna del grande agonismo e del meglio che la pallacanestro tarantina possa offrire in questo momento. La figura storica del basket territoriale verrà ricordata il 29 e 30 dicembre al Palafium, che sarà teatro di un quadrangolare che metterà di fronte la Puma Trading Taranto, la Valentino Basket Castellaneta, la Santa Rita Taranto e la Valle d'Itria Basket Martina. Abbiamo iniziato nel 74. Con lui ha iniziato Peppe Sportelli, che nel suo cammino nella pallacanestro e nel Corso Ionico ha fatto anche il responsabile del settore della FIP di Taranto. E siccome ha lasciato un segno a tutta quanta l'attività sportiva di pallacanestro a Taranto, e oggi fanno 10 anni che è venuto a mancare e che ha lasciato un vuoto, però è stato un maestro per moltissimi ragazzi. Le quattro squadre si affronteranno in un torneo organizzato proprio dal CUS Ionico e dall'ASPI Santa Rita in collaborazione con l'Old CUS che racchiude le vecchie glorie del sodalizio cussino. Una 2 giorni da non perdere con ingresso gratuito a partire dalle 17. Sul torneo potremmo fare rappresentative di buon livello che rappresentano il meglio a livello regionale di quella che è il basket in questo momento. Ovviamente è memoria in onore di Peppe Sportelli, grande amico e grande conoscitore del basket, in particolar modo chiaramente di quello tarantino.